Amici di Eurosport, appassionati di Superbike, ancora pochi giorni di attesa e poi riparte il mondiale. Un mondiale che riparte con il campione del mondo, Jonny Rey. Un Jonny Rey che ha iniziato la sua cavalcata l'anno scorso proprio da Phillip Island il 22 febbraio. È partito vincendo gara 1, poi una gara 2 combattutissima con Leon Aslam che per pochissimi millesimi ha fatto suo il successo al debutto con Aprilia. Un campionato veramente spettacolare come sempre, quello della Superbike. Poi dopo Phillip Island siamo andati in Thailandia, dove Rey ha iniziato a fare il martello con una doppietta alle sue spalle, Leon Aslam ancora, e poi siamo arrivati ad Aragon, dove Chas Davies ha vinto una gara 2 portando a casa il primo successo per Ducati. E poi ad Assen la lotta sempre tra Rey e Davies, con Rey che vince, dove Van der Mark a sorpresa porta a casa un doppio o terzo posto. Si ritorna in Italia, anzi si arriva in Italia con Rey che vince ancora sia gara 1 che gara 2 alle sue spalle, un Tom Sykes che ha provato fino alla fine. Ecco la caduta di Van der Mark. Gara 1 vede sul posto o sul podio Giuliano, mentre in gara 2 Torres riesce a portare a casa il primo podio stagionale per lui. Si arriva al duello in Inghilterra con Tom Sykes che finalmente alza la cresta, alza la voce nei confronti del suo compagno. E quindi doppietta per Sykes alle sue spalle, Jonny Rey e poi Chas Davies per un podio tutto britannico. Mentre a Portimao abbiamo visto Rey dominare, ma si arriva in Italia, dove tra l'altro c'è la wild card di Max Biaggi che non riesce ad arrivare a podio, cosa che invece riesce a fare Davide Giuliano. Gara 1 a Sykes, gara 2 a Rey. Si va in America, dove Chas Davies porta a casa una doppietta clamorosa per lui, mentre Davide Giuliano, per lui un weekend da dimenticare con una brutta caduta che lo porterà fuori per tutto il campionato. In Malesia Rey vince gara 1, Davies vince gara 2. Davies che vince gara 2 anche nell'appuntamento spagnolo, e poi gara 1 Sykes, e poi si continua con Rey fino alla fine, con Torres che vince gara 1 e Aslam che chiude il campionato portando a casa un successo. Quindi siamo al 2016, un nuovo anno, un nuovo look per questo campionato. Ci saranno 14 tappe, 28 gare e un massimo di 700 punti in palio da febbraio a ottobre. La scorsa stagione Jonny Rey ha frantumato il record round dopo round per portare a casa il suo primo titolo mondiale, con 5 gare ancora da correre. Ora il suo obiettivo è quello di diventare il primo pilota dal 1999 a confermarsi campione. L'ultimo è stato proprio lui, King Carl Fogarty. Ci saranno tantissimi avversari, nomi nuovi per ostacolare questo suo progetto. Il 2015 è stata per molti versi la stagione in cui c'è stato veramente un solo dominatore, ed è appunto il campione del mondo
Johnny Ray. Dopo anni in onda, il passaggio clamoroso a Kawasaki a lui ha portato veramente tantissimi benefici nel team Kawasaki Racing, la squadra di Provec guidato da Gim Roda con base a Barcellona. L'ex corridore Peter Riba ha dimostrato di saper gestire alla grande questo funambolo. È solo un problema al motore durante la tappa, l'ultimo appuntamento in Qatar, gli ha impedito di fare il record assoluto di punti in una sola stagione ed è comunque diventato il quinto pilota inglese a vincere il campionato. Voglio solo ringraziare tutti da Kawasaki per avermi dato questa opportunità e per lo più anche per la mia famiglia, i miei genitori che all'inizio mi hanno dato modo di mettermi in gioco e di incoronare questo mio sogno. Ed ecco la classifica finale alle spalle di Johnny Ray. Chaz Davis porta a casa il secondo posto su Tom Sykes, mentre Jordi Torres con il quinto posto guadagna il premio di Rookie of the Year come miglior debuttante. Per quanto riguarda i colori italiani, Matteo Baiocco in nona posizione. La Kawasaki vince il titolo per quanto riguarda le marche, diventando il sesto marchio diverso nel vincere la corona di campione mondiale costruttori. E la ciliegina sulla torta e anche il campionato nella Supersport. Quindi la domanda che ci poniamo: chi potrà fermare la cavalcata di Johnny Ray nel 2016? Per il pilota di Ballymena è la sua nona stagione nel mondiale Superbike, infatti aveva debuttato nel 2008 e quest'anno per lui c'è un'arma molto importante, ovvero la nuova Kawasaki totalmente aggiornata. Il feeling con la nuova ZX10R è molto molto bello, mi sto godendo questa nuova esperienza e sono molto motivato considerando gli strumenti che abbiamo. Tom Sykes abbiamo detto che potrebbe essere il principale rivale, ma attenzione anche a Chaz Davis. L'anno scorso 5 successi, è stato la sorpresa per la sua qualità e la sua conferma ad altissimo livello. La maggior parte del lavoro che abbiamo fatto è stata sull'elettronica, cercando di ottenere un'erogazione più dolce e una spinta più composta. Abbiamo avuto un buon feeling di base dallo scorso anno, abbiamo solo provato a migliorarlo. È molto bello lavorare in questa maniera, abbiamo un ottimo pacchetto. Mentre se Davis è stato un anno positivo, per quanto riguarda invece il suo compagno di squadra, Davide Giuliano, è stato un anno complicato. Infatti all'inizio una caduta nella testa pre-campionato e poi, come abbiamo visto in America, questo tremendo volo che l'ha estromesso per tutta la stagione. Le novità continuano con il team Tentgate, che se da una parte abbiamo Van de Mark, campione del mondo Supersport nel 2014 e l'anno scorso due volte a podio nella sua Assen, mentre ci godiamo le immagini della gioia di Van de Mark, dall'altra parte del box il team Tentgate offre una pedina importante, ovvero Nicky Hayden, campione del mondo della MotoGP nel 2006,
ha avuto un'apparizione nella Mondiale Superbike a Laguna Seca nel 2002, che ritorna alle origini. Infatti all'inizio aveva corso nel campionato Superbike AMA. Devo imparare la nuova moto, le cose diverse rispetto alla MotoGP. Tutto il materiale sulla messa a punto è totalmente nuovo. Mi piace comunque molto già il feeling che ho ottenuto e sono felice di questa nuova esperienza. Vediamo Genesio Bevilacqua del team Altea, che ha fatto un clamoroso cambio dopo anni con Ducati. Quest'anno passa a BMW e piloti nuovi, infatti ha portato a casa da Aprilia Jordi Torres e poi un pilota ai più sconosciuto ma molto forte, il campione della IDM Superbike Markus Rettenberger. Non è l'unica squadra a passare con BMW, infatti arriva direttamente dal campionato britannico il team Milwaukee di Sean Muir, con piloti molto importanti come Brooks, campione del British Superbike nel 2015, e poi Karel Abraham, il pilota ceco, che vanta 5 stagioni in MotoGP. La mia mente è molto concentrata sull'apprendimento della nuova moto. La squadra sta lavorando per mettere la moto in configurazione mondiale Superbike, totalmente diverso dal BSB. C'è un sacco di roba che è cambiata qui dall'ultima volta che ho corso in Superbike, quindi un Brooks concentrato, però una novità veramente importante è il ritorno della Yamaha. Era dal 2011 che la Yamaha mancava in maniera ufficiale in questo campionato. Una moto che la nuova R1 che ha trovato subito ottimi risultati in tantissimi campionati, abbiamo detto del British Superbike, ma ha anche vinto gare importanti come la 8 ore di Suzuka, e quindi adesso la Team Crescent diretta da Paul Denning proverà piano piano a far sviluppare questa moto. I piloti scelti sono Alex Loves, che sta facendo un continuo setup, sta provando tantissime cose per sviluppare questa moto, e il suo compagno è Ginto Lee. Mentre la Team Barney quest'anno farà correre Xavi Foré. È andato bene l'anno scorso quando ha dovuto sostituire Giuliano. Il mio obiettivo per la gara di Phillip Island è quello di finire tra i primi 6-7. Spero di farlo. Dipende molto dalle prove e dal tipo di lavoro che andremo a fare. Nella team Pedercini la novità è Sylvain Barrier, l'ex campione Superstock 1000, ritorna in Superbike. Accanto a lui c'è il risordiente pilota del Qatar, Zayd Al-Sulaiti. Per quanto riguarda MV, confermatissimo Leon Camier, che molto apprezzato in azienda per la sua umanità e soprattutto per come sa gestire. Abbiamo avuto un paio di problemi durante i test, però c'è ancora tantissimo da lavorare. Adesso stiamo cercando di ottimizzare quello che abbiamo. L'anno scorso è arrivato quinto nella gara di Magny-Cours.
E poi per quanto riguarda MV c'è anche la spinta da parte di Giovanni Cusari, che porta la sua esperienza in MotoGP. Team Go Eleven con Román Ramos, lo spagnolo, è stato il campione Moto2 nel CEV. Il team Grillini con Dominique Schmitter, pilota svizzero, e il promettente Joshua Hook, pilota australiano. E poi c'è il team Toto. Quest'anno accanto a Imre Toth ci sarà l'altro pilota di Budapest, Peter Sebastien. Fabio Menghi correrà dopo il mondiale Supersport qui in Superbike con il team WFT. E poi, per quanto riguarda Aprilia, ci saranno Lorenzo Salvadori e Alex De Angelis direttamente dalla MotoGP, supportati dal team Yoda Racing per un anno importante per il pilota di San Marino. Ed ecco quindi gli appuntamenti per il 2016. Si parte come sempre con Phillip Island e poi si va in Thailandia. Si arriva in Europa, si va ad Aragon, poi Olanda, Assen. Si arriva in Italia a Imola e poi si riparte oltreoceano per la Malesia. Poi si ritorna in Europa a Donington Park a fine maggio e poi a giugno tutti in Riviera a Misano per poi ripartire, andare in America e poi ritornare, speriamo, in Italia a Monza e poi a settembre andare in Germania e poi ancora a Magny-Cours, poi Jerez 14-16 ottobre e alla fine l'ultimo appuntamento in Qatar a Losail. 14 gare. Good morning. Ecco Tom Sykes che ci dà il buongiorno per questa stagione. Primi test sono quelli di Jerez, fondamentali per tantissimi piloti che dovranno conoscere e provare per la prima volta le moto. Ci sarà tantissimo lavoro da fare. Occhi puntati sul team Crescent dopo 20 anni con Suzuki. Questo cambio di marca, ora con il team di Paul Denning, come abbiamo detto, si è portato a casa il marchio importante della Yamaha. Abbiamo avuto un rapporto molto lungo e piacevole con Suzuki, ma a partire da questo nuovo anno Yamaha è il nostro nuovo partnership per il Mondiale Superbike e avremo un aiuto sostanzioso da parte di Yamaha Japan e Yamaha Europe. Per noi è l'opportunità di entrare finalmente nel mondiale Superbike con una moto realmente competitiva, di entrare anche in un progetto importante che non dura solamente un anno, ma a lungo termine. Per noi è fondamentale anche dover sviluppare la moto con l'obiettivo chiaro di lottare per il campionato già a partire dal prossimo anno. Chintoli, dal primo giorno che sono salito sull'R1 ho avuto un'ottima sensazione iniziale, davvero molto bella l'R1 da guidare.
anche se siamo ancora in fase di sviluppo, ma finora tutto è andato molto bene. Abbiamo nuove parti da provare, abbiamo un sacco di lavoro interessante che stiamo facendo, quindi è emozionante. A volte nella vita, che si tratti di corse o di qualsiasi altra cosa, è necessario disporre di tempi difficili, di situazioni complicate, per sapere di più su se stessi, per conoscersi meglio. Ho imparato molto con gli ultimi 2 anni difficili, e ora che ho una moto e un team molto valido, punterò a fare bene. Andrea Dosoli, di sicuro l'R1 ha avuto un successo importante nei campionati nazionali e internazionali, però il mondiale Superbike è un livello diverso. Abbiamo aiuto, abbiamo supporto da parte di Yamaha Giappone, però questo ci motiva per far sempre meglio e di crescere step by step. E la moto ha un enorme potenziale. Mi ricorda tanto la M1, con il suo carattere, è proprio nel suo DNA. Sembrava come un ritorno al futuro per me, è stata una grande esperienza. Avevo un sacco di aspettative e salire sull'R1 per la prima volta è stata una sensazione fantastica che me le ha confermate. Non vogliamo sottovalutare i nostri avversari, che sono molto forti, ma questa sfida ci piace e soprattutto ci vedrà protagonisti. Noi dovremo crescere e durante la stagione poter portare a casa qualche podio, sarebbe fantastico. Può questa moto finire sul podio già in Australia? La risposta? Chiaro, sì. Sta a noi vedere se stiamo in grado di poterlo fare o meno. Ora capisco e rispetto tutti gli altri avversari, però so bene che il nostro potenziale è quello. La sensazione è che in pista sia veramente facile adattarsi al carattere di questa moto. Non voglio nascondermi, e ovviamente voglio puntare a vincere. Questo è il nostro obiettivo. Vincere la prima gara? Probabilmente no, ma potremo farlo durante l'anno. Andremo lì comunque in Australia e faremo il possibile. I piloti sono calmi nelle loro risposte, sono molto cauti, ma vogliono vincere la prima gara. Tutto quello che vogliono fare è proprio quello, arrivare a Phillip Island e mettere la loro Yamaha davanti a tutti gli altri. Abbiamo rispetto ai nostri avversari, Kawasaki e Ducati sono forse avvantaggiate, però noi sappiamo che Yamaha ha un ottimo potenziale. Anche se hanno vinto il British Superbike, sappiamo bene che non è il livello del mondiale Superbike, quindi i termini, anche la preparazione delle moto sono totalmente diverse. Per noi è una partenza dal punto zero. E quello che dovremmo fare è puntare ad avere i migliori risultati possibili e speriamo che entro la fine della stagione portare a casa qualche podio. Il ritorno di Yamaha non è stato l'unico, infatti, come già accennato prima, BMW ritorna sulla griglia in maniera molto significativa. Team Altea aveva vinto il titolo nel 2011 con Carlos Checa e ora cambia marca e con Jordi Torres e Reitenberg punta a far bene con BMW. L'altra squadra è il Team Milwaukee che arriva dal British Superbike.
il suo patron Sean Muir. Per Sean Muir c'è la possibilità che i due team collaborino all'inizio nella condivisione dei dati per poter sviluppare la moto, per poter crescere insieme, anche se con il team Altia non c'è stata la possibilità di sedersi a un tavolo e parlarne, però di sicuro, se dovesse capitare nell'occasione, ci sarà una collaborazione tra i team. Yordi and Marcus and Matu guys, you know, they'll be talking, they'll be swapping notes. We know the Yordi e Marcus, i ragazzi sanno come lavorare. Il problema di BMW è in pratica la mancanza di veri punti, veri dati per poter partire da zero, mentre gli altri team hanno già una buona database. Essere qui è fantastico. Abbiamo passato molti anni nel DSB e ora abbiamo cambiato. Abbiamo preso una decisione coraggiosa, probabilmente già a metà dell'anno scorso abbiamo deciso che il 2016 sarebbe stato l'anno giusto per arrivare nella mondiale. Fortunatamente abbiamo portato a casa il titolo e abbiamo avuto una posizione abbastanza forte per poter mettersi a tavolo e gestire i contratti e portare il team Milwaukee qui nel mondiale. Siamo felici di essere qui nel paddock. Ovviamente molto concentrato sull'apprendimento della moto e sto lavorando per il continuo sviluppo con il team nel rispetto delle nuove regole che ci sono qua nel mondiale Superbike, che sono totalmente diverse da quelle del DSB. L'ultima volta è cambiato un sacco di roba, un sacco di regolamenti, però non posso dire che sono felicissimo di essere qui. È stato... Ti aspettavi di queste sensazioni? Beh, sì, chiaro, la moto mi aspettavo che fosse così, ovviamente c'è un sacco di cose diverse da quello che ero abituato. Ho dovuto adattare un po' il mio stile, perché non è facile da guidare una moto così dopo 5 anni di MotoGP. I pneumatici sono diversi, il modo in cui entri in curva è totalmente diverso, la moto tende a muoversi. Con questa moto il movimento però è naturale, quindi bisogna capire dove si può arrivare a spingere. Poi l'elettronica lavora in maniera diversa, il motore è molto potente, non come la MotoGP, però è un motore che dà cavalli in maniera molto più morbida di quando si apre il gas con la MotoGP. Però quando acceleri senti proprio la gomma posteriore che ha tutto il peso. Si chiede a Sean Muir il passaggio da Yamaha a BMW dopo aver vinto due campionati. Il discorso è stato molto semplice per Sean Muir. Ha chiesto a Yamaha un supporto totale dopo i successi nel campionato inglese. Non è stato possibile perché Yamaha aveva fatto altre scelte e quindi è stato un passo naturale andare a cercare altrove. E il sostegno l'ha avuto appunto dalla casa bavarese e BMW. In adesso c'è stato un ottimo rapporto e con noi stessi, con Altea, abbiamo dei piloti di qualità e penso che questo possa essere una buona stagione e probabilmente la migliore opportunità che avrò io nel campionato del mondo, perché ho un equipaggio, un team familiare, sono stato con loro per ben 3 anni, conosco già i pneumatici per
Pirelli con cui ho corso per gli ultimi 10 anni. Hollins le conosco ormai da anni e quindi c'è un sacco di cose che per me sono davvero familiari, quindi spero di poter fare subito bene nelle prime tappe del mondiale. È un programma veramente bello e spero di riuscire a fare un bel progresso. Anche Karel Abraham è d'accordo, cercheremo di fare il nostro meglio, ma soprattutto cercherà di divertirsi, vogliamo veramente fare i migliori risultati. Ma il nostro potenziale lo scopriremo già ai test di Phillip Island. In realtà è inquietante quanto sono simili i commenti che sto facendo su questa moto, la BMW, e gli stessi commenti che ho fatto l'anno scorso con la nuova R1. Ci sono molte somiglianze e stiamo lavorando per progredire, cambiare tantissime cose, per modificare, per conoscerla. Ci sono alcune somiglianze tra le due moto in termini di caratteristiche e di maneggevolezza, questo è positivo. Sta lavorando per Josh sia sullo stesso livello anche per Karel, anche se hanno dello stile diverso. Ci sarà l'elettronica che l'anno scorso non potevamo utilizzare nella British Superbike e quindi anche i piloti dovranno cambiare e modificare il proprio stile. Probabilmente ci vorranno un paio di gare di per riuscire a trovare il giusto feeling, il giusto, e coprire il potenziale. Brooks si sbilancia, pensa di che il podio può essere alla sua portata, mentre Muir ci racconta che la livrea della moto la vedremo in maniera definitiva solamente il giovedì prima della gara a Phillip Island. Per ora è tutto top secret. Più che altro non perché c'è questo grosso segreto, ma perché i tempi sono stati veramente ristretti, quindi si è lavorato su tutto e alla fine la carrozzeria è stato l'ultimo pensiero. La novità, forse la grandissima novità di questa stagione, oltre alla Yamaha, è anche questo metto qua, Kentucky Kid Nicky Hayden, campione AMA nel 2002, campione MotoGP nel 2006 e ora è tornato alle sue radici. Un Hayden gasatissimo, carico per questa stagione. Sono cresciuto in sella alle moto a quattro tempi e sono cresciuto tramite le moto della Super Sport e della Superbike AMA, quindi credo che ritornare qui è come un tornare a casa dopo 13 anni di MotoGP. La sensazione è appunto quella di essere in un ambiente familiare. La differenza tra le due moto probabilmente mi manca la velocità della MotoGP, di sicuro la potenza, la spinta che aveva la MotoGP era fantastica, però l'elettronica in Superbike devo dire che è molto meglio rispetto a quella con cui ho corso lo scorso anno con con la Honda della MotoGP. Anche i pneumatici, potete usare quelli di produzione e poterli anche comprare, è una cosa molto importante, anche perché era impossibile con la MotoGP poter acquistare pneumatici da corsa uguali. Da quando hai vinto il titolo della MotoGP sei andato poi a guidare la moto Aspar, hai avuto tante critiche. La gente parla ma non mi interessa.
Ora mi sento veramente con la voglia di correre con di entusiasmo di quando avevo iniziato. È vero, ho avuto gli ultimi paio d'anni veramente difficili, ma ora devo pensare alla nuova stagione e non c'è bisogno di parlare, basta ora dimostrare a tutti di avere ancora tanta voglia. Yamaha BMW Nicky Hayden su Honda sono le tre novità più importanti di questa stagione, ma ci sono anche dei cambiamenti a livello di regolamento. Dopo 28 anni cambia l'orario delle gare, infatti la gara 1 non è più la domenica mattina ma sarà il sabato pomeriggio. Gara 2 sarà la domenica all'una, e così facendo questi diversi orari ci saranno la possibilità di trovare anche delle condizioni meteo diverse. Questo è il weekend di gara. Due ore libere il venerdì, poi si parte con dei mini turni da 15 minuti il sabato con la free practice e dopo subito la Super Pole 1, Super Pole 2 e poi alle 13 c'è gara 1. Sentiamo i piloti cosa ne pensano di questo cambiamento. Penso che sia positivo perché almeno le moto si possono provare con la stessa temperatura, corre con la stessa temperatura il sabato e la domenica, stesso orario. Poi per quanto riguarda il pilota verrà meno stressato in questi due giorni. Certo, recuperare dopo 23 giri di gara 1 e dopo dover rifare un'altra manche è stressante per il pilota. E poi il pensiero va anche agli amici che con il fuso orario si trovano a svegliarsi presto la mattina per essere alle 10:30 davanti alla televisore, ovvero alle 9:30 in Inghilterra, e quindi è contento Ria e anche Van der Mark. Per lui è un cambiamento positivo, ci sono sempre due gare. Mentre Chad Davis è un po' tradizionalista, dice domenica corre due gare è tradizione. E quindi per lui solamente durante la stagione potremo vedere il vero andamento di questa scelta, se è stata positiva o meno. Ci potrebbero essere due gare molto diverse ora. Vero, potrebbe che il sabato possa esserci sole o pioggia, la domenica condizioni meteo totalmente invertite, e quindi possono essere condizioni totalmente difficili e potrebbero cambiare totalmente le carte in tavola. Però la cosa positiva è che la gente può incominciare a venire
venire a vedere le gare per un periodo più lungo, non solo la domenica, ma venire anche il sabato a vedere la gara. E quindi sarà importante vedere il flusso del pubblico. Non so se è meglio o peggio. È qualcosa di nuovo, vedremo. Mentre Brooks ci racconta, ci spiega che lui è sempre stato un pilota che ha sempre reso, sempre stato veloce verso fine gara, quindi non so se per lui è una condizione fisica o una situazione mentale, però il fatto di arrivare a fine gara, iniziare a dare meglio di sé, forse riuscire a fare due gare nella stessa giornata per lui era positivo, diciamo, era più favorito, mentre adesso non lo sa se sarà svantaggiato o meno, però la risposta è vedere gara dopo gara. Per il discorso della televisione capisco che l'abbiano fatta, ma per noi non è altro che una situazione negativa. Probabilmente per quello che riguarda i team importanti come possono essere Kawasaki o anche Honda, che hanno tantissime informazioni, avere già una base da dove partire e poter correre già gara 1 con un ottimo setup è qualcosa di positivo, ma noi abbiamo bisogno di girare e soprattutto di continuare a progredire, quindi per noi è negativo. Gimmeroda, credo che possa essere qualcosa di positivo questo cambiamento. Di sicuro sarà fondamentale per la televisione, le persone che vengono alla gara, il pubblico probabilmente non verrà solo la domenica ora, ma ci sarà anche per il sabato. Specialmente nelle gare in cui fa veramente caldo, tipo Thailandia e Qatar, è positivo perché si può riposare da un giorno all'altro. Mi piace questa regola, credo che sia meglio per i piloti, in quanto in gare come anche lui nomina la Malesia è davvero difficile poter fare due manche a distanza di poche ore, e quindi così c'è tempo per reidratare il pilota e poter partire al 100% per gara 2, quindi sono soddisfatto. Sono molto felice per questa nuova regola. Per quanto mi riguarda, non mi è piaciuto l'orario dell'anno scorso, 10:30, ricordo, e quindi c'è stato pochissimo tempo tra gara 1 e gara 2. Per me invece è qualcosa di diverso, e quindi poter avere più tempo tra gara 1 e gara 2 potrebbe essere un vantaggio per me. Non ero abituato a fare due manche nella stessa giornata. Comunque, essendo nuovo, direi che ci vorrà più tempo tra gara 1 e gara 2 per riuscire a capire, e anche il warm up della mattina della domenica potrebbe aiutarmi per avere anche modo di guardare i video, i dati e soprattutto provare. E poi anche le qualifiche. Non sarà facile entrare nella top 10 e quindi sentiamo Tom Sykes, non lo so, non vale la pena dire se è qualcosa di sbagliato o meno. In questo momento ci sono poche parole, ma soprattutto stiamo a vedere se sarà qualcosa di positivo o meno. Una corsa per gli sprinter. Nuovo look anche per il Mondiale Supersport. Vediamo le immagini della scorsa stagione in cui Sofoglu porta a casa un titolo sofferto con una lotta fino a metà stagione con Clusel. Quest'anno i piloti avranno la Super Pole, novità appunto che entra da quest'anno, mentre ci saranno delle brevi sessioni di 15 minuti il sabato. Ed ecco Sofoglu
a podio, mentre lo vediamo ora provare nei vari test. Non ci sarà più il campionato Superstock 600 European Championship. Mentre la novità è che quest'anno i piloti, come ci conferma Clusel, non ci sarà più il traction control, ma dovranno controllare tutto con il gas a sensazione. Stiamo andando a cavalcare le moto con un'elettronica completamente standard, non vi è più il traction control. In entrata di curva non c'è nessun aiuto rispetto allo scorso anno. There's a lot of option we could do last season, but now fully. E quindi ci sarà anche in fase di uscita, sarà tutto più complicato, senza neanche il controllo dell'impennata. Anche il freno motore cambia. Lorenzo Zanetti, la prima cosa che la gente va a vedere in una gara è la mancanza del traction control. Tutti i componenti elettronici sono invece meno sofisticati rispetto allo scorso anno, e su questo bisogna lavorare molto per riuscire a ritrovare il giusto equilibrio, la giusta soluzione sul sistema elettronico. La moto standard, l'F3, esce con 6 mappe, quindi ora per regolamento solo 2 mappe possono avere le moto. Per quello che riguarda Clusel non sarà facile, anzi bisognerà lavorare molto per riuscire a inquadrare tutto. Miklanić, per lui è positivo il fatto che non ci sia elettronica, infatti non l'ha mai utilizzato, e quindi per lui non ci sarà problemi di adattamento, quindi sarà molto positivo. Avremo anche un nuovo regolamento per il campionato europeo 600 all'interno del campionato del mondo. In Europa ci saranno gare con 40 piloti al via, e sono felice che ci sia anche una super pole. I love it, mi piace il fatto che ci siano sessioni qualifica brevi. Ho fatto Superbike un anno e so come funziona, è bello avere anche televisione. Ciao Rudin, uno dei piloti che arriva dalla moto mondiale. Ci sono alcuni circuiti per me nuovi, come Imola, la Thailandia. Anzi, a dire la verità, anche metà dei circuiti non sono mai stati. Devo fare un po' di allenamento con la PlayStation, mentre Krumen Hacker, altro esodato dalla moto mondiale, in paragone con la moto 2, lo stile di guida va cambiato totalmente. Le linee, io giro con delle linee un po' più strette rispetto alla moto 2 con la Super Sport, e poi anche il fatto di dover guidare delle gomme Pirelli, mentre prima aveva Dunlop, che erano le Dunlop e una slick, e ora invece sono delle gomme intagliate, sono dei pneumatici tra virgolette normali, ma lo stupore è che siano gomme veramente ottime, con un sacco di grip. Ci saranno un sacco di contendenti quest'anno per il titolo, e Jules Clusel pensa di essere uno di loro.